Il centro studi urbanistici, lo dice la parola, si interessa di un particolare settore comunque dell'ingegneria e porta avanti una serie di attività di cui poi trovate il riscontro ovviamente nei siti. Tutti, ognuno di noi ha un sito. Per cui chiedevo al professor Pedrocco di dire due parole da dentro, conoscendo l'ambiente, soprattutto l'università. Ecco, grazie Maurizio, grazie per questa occasione, anche se io sono più bravo a bocciarli gli studenti che promuoverli, perché nel ruolo normalmente che ci compete la bocciatura è uno strumento di promozione postuma, ma in questo caso devo dire sono molto facilitato dalle presentazioni che ho visto a non bocciarli e a promuoverli. Perché abbiamo visto delle tesi sinceramente molto interessanti per il nostro territorio e mi auguro, come dico sempre a mia figlia, sorrette dalla necessaria e giusta passione che ci vuole per procedere in queste professioni e in queste carriere. Perché la passione, ragazzi, io lo dico a mia figlia, fai le cose che ti piacciono, dentro alle quali c'è il 90% di fatica, una buona dose di sconforto talvolta, perché le cose non vanno come avresti pensato, previsto, auspicato, e però quelle piccole soddisfazioni sono fondamentali. E allora queste tesi sono facili da promuovere abbastanza, perché fin dalla prima, insomma, che abbiamo presentato, la Bellin ci ha presentato un compendio di soluzioni su un'area delicatissima che vanno dall'umanistico al tecnico in forma molto radicale anche su materiali difficili come il legno, come la giuntura antisismica, c'è molto dentro questa tesi. Il patriarca di Venezia saluterebbe fin dal 500 d.C. in quel di San Pietro di Castello dopo, ma prima ancora, venendo da Aquileia in quel di... siamo capiti? Ringrazierebbe molto questa tesi nell'area marciana, che non era di sua competenza perché poi arriverà lì nell'Ottocento dopo la Bologna. La seconda tesi, e qui è stato parlato moltissimo su questa tesi, quindi mi interrompo perché c'è stato anche il suo relatore che ci ha fatto una bella kermesse di materiali. La seconda... dove è andato a finire? Quello lì va in corso di nasconderlo in fondo. Ma la seconda sulla coerenza, la seconda ha il pregio della epistemologia della scienza che critica se stessa. E la seconda mi è piaciuto molto questo aspetto, devo dire, di autocritica e di autovalutazione degli elementi mancanti per poter completare il quadro conoscitivo e definitivo dei risultati, che è molto importante in uno scienziato. Cioè la scienza sempre, io lo ricordo in urbanistica spesso parlando di Kristaller, tutti sanno di Kristaller, dei suoi esagoni per collocare le città, non tutti sanno che nelle 300 pagine scritte da Kristaller per quell'opera sui luoghi centrali, ben 100 sono di autocritica al suo modello. Prima scrive il modello e poi se lo critica, ed è un'ottima cosa. La parte della coerenza dei punti rispetto alla curva di perequazione è un punto molto delicato, mi pare, quello, perché una volta che scegli, che decidi che quelli sono i punti coerenti, tutta la matrice di correlazione che misura le differenti posizioni di questi punti nello spazio, cioè come punti, come indicatori, quindi la differenza tra gli indicatori, è un passaggio proverbiale, interessante. E anche quell'ultima cosa, vabbè, ma insomma mi è piaciuto molto questo aspetto epistemologico di autocritica. La terza che abbiamo visto, io lo dico sinceramente, qui ci eliminerei, io ho dubbi su questa, sull'aspetto dei containers, perché richiedono milioni di metri quadri, ogni milione di metri quadri un milione di containers.
e lì milioni di metri quadri ci sono, però l'idea forte di coniugare la idrovia, la croceristica, l'autostrada del mare con il Ro-Ro e con questo sistema metropolitano di collegamento aeroporto-porto, insomma, questa bisogna spingere anche in questa direzione perché qui i temi sono caldi, potrebbe non essere una soluzione unica quella che ne emerge alla fine per le crociere, ma insomma qua bisogna spingere. Sulla Noè devo dire che Gabriella, che io sto lavorando e la invito a Treviso dal 17 presentiamo una mostra. Non ne ho parlato con l'amico Michelangelo di questo. Stranamente stiamo lavorando, vedo se Michelangelo ha messo qualcosa di se stesso anche insieme a lei su questa bella tesi. Stiamo lavorando io e lei e Michelangelo in una direzione abbastanza simile. Cioè io a Treviso presento un quartiere sperimentale di ricucitura, non tanto della diffusione. C'è più sprawl che spread, purtroppo, nei nostri. Certo, Maerne e Olmo sono spread, sono diffusi verso le parti che lei giustamente diceva sono delle vie secondarie, degli spazi. Però parliamo ormai di Sprinkling City, vi consiglio anche una bella lettura, è un recente testo uscito su Tria, si trova in rete Rivista Internazionale di Napoli, dell'Università di Napoli, sulle Sprinkling City del Veneto e sul motivo per cui nelle seconde cinture, appunto Martellaro, c'è una esplosione successiva a quella delle prime cinture. E da Spinea si passa sulle seconde cinture e oggi c'è una forte pressione su queste seconde cinture. Venga a Treviso, venga a vedere qui la mostra perché stiamo lavorando veramente nella stessa direzione. E qui la giuria ha avuto un effetto di Eutontimo Rumenos forse che va meditato. L'Eutontimo Rumenos è il punitore di se stesso. Infatti voi immaginate. C'era qualcosa che sfuggiva. La quinta tesi, ne ho saltata una, no, la quinta, il perno. Lei è un perno, si veda come un perno. Il perno tecnico è figura fondamentale che tiene in piedi lo Stato. Tu puoi cambiare i governi finché vuoi, ma lo Stato resta. E lo Stato è basato su persone solide che trattano i temi in modo... È difficile innamorarsi della normativa, ma io ho degli amici che fanno il perno a livello molto alto di carriera, a livelli molto alti, sono fenomenali. Non riuscirei mai ad arrivare a certi livelli e ci sono delle persone che riescono invece a... Continui in questa passione, fatelo con passione. Mi dispiace di non avervi bocciato in niente, quindi sono poco utile. Grazie.